pratica in questo consiglio comunale. Abbiamo portato la pratica in questo consiglio comunale perché dal 12 aprile 2012 non se ne parla più pubblicamente di porto. Fu l'ultima delibera che ebbe come ordine del giorno proprio la problematica portuale della loro sindaco Stresino e dopodiché ci fu commissario. Dopodiché dall'insediamento dell'amministrazione Capacci non si è più discusso della questione, ma di acqua si può tenere passata, di problematiche ce ne sono, se ne sono aumentate, si parla sempre di un momento cruciale per la popolazione dei pregresi, anche per la vita della SPA del porto, e quindi riteniamo che un dibattito pubblico, sereno, però aperto, di confronto tra le forze politiche di questa città sia fondamentale per far capire ai nostri cittadini quali sono gli orientamenti di questo Consiglio Comunale, quali sono gli orientamenti delle varie forze politiche, quali sono le nostre valutazioni e le responsabilità politiche che ci assumiamo di fronte anche a situazioni giudiziarie gravi, profonde, ma che non possiamo lasciare soltanto ai tribunali. Abbiamo l'obbligo politico di affrontare come consiglieri comunali, come gruppi di minoranza e di maggioranza. Bene, e allora affrontiamola questa pratica. Ma io vorrei affrontarla cercando di fare un po' un riassunto di quella che è stata la storia di questa pratica. Una storia amara di questa pratica, non sarò ovviamente quanto non insegna il giurista precisissimo nelle parti tecniche perché sono ovviamente una materia estremamente complessa, però vorrei cercare di inquadrare quello che è stato il fenomeno della portualità interina e la storia di questa situazione. Il Comune aveva una società pubblica al 48%, che era forte della società di porti in piedi SPA, la quale per una quindicina d'anni ha navigato nel fumo, nell'oblio, fino a quando nel 2005 ha cominciato a muoversi in visione della costruzione del porto. In quegli anni, in quei 15 anni, quella società faceva debiti che poi il Comune per il 48% doveva risanare. D'un tratto, finalmente, si è deciso di dare vita alla portualità di Perienza e a fare il porto, il famoso porto di Perienza. E allora si è operato in questo modo. Senza alcuna gara pubblica, la Porto di Perienza S.p.A. decise di acquisire un nuovo socio privato, l'Acquamare, di Caltagirone, concedendogli il 33% delle azioni. Il Comune di Imperia rinunciò quindi al 15% di quel 48% che aveva e il socio privato Città 52 scende a quindi al 33 per consentire al socio Caltagirone, al socio Acquamare, di entrare nella società. C'era una norma che prevedeva l'acquisizione di un socio privato a gara dell'evidenza pubblica, si decise di far entrare quel socio nella società perché aveva il know-how necessario e le capacità finanziarie e le competenze per realizzare il porto di Imperia. Dopodiché l'SPA del porto chiese la concessione demaniale alla Comune per la costruzione del porto per 55 anni, 5 anni per la costruzione dei lavori e 50 anni per la sua gestione. La Porto di Imperia, ottenuta la concessione demaniale, come società, come stazione appaltante, appaltò i lavori al socio privato Acquamare che aveva il 33% e gliela appaltò senza nessuna gara pubblica di natura europea e di pubblica, ma era diretta come genera il contratto. E in quell'occasione fece lievitare i costi dell'appalto dagli 80 milioni che erano i soldi che si dovevano essere visti a livello progettuale per finire il porto a 160 milioni di euro. Dopodiché decise che siccome società appaltante doveva pagare l'appaltatore che costruiva il porto, invece di dargli i soldi necessari per la costruzione del porto, utilizzò lo strumento così chiamato della perdita per dare al 70%, riconoscere il 70% delle opere a mare a terra al socio Acquamare e tenere per sé il 30% delle restanti opere. Dopodiché ancora la società fece lievitare i costi ingiustificatamente, senza nessuna congruità, da 160 milioni di euro a 209 milioni di euro. A fronte di questo lasciò all'Acquamare la competenza, l'assoluta libertà di vendersi i costi barca, il 70% di quei costi barca, come meglio credeva e credeva.
successe e lasciandoli incassare direttamente i soldi. Cioè la società non disse: noi riconosciamo i diritti del 70% all'acquamare, vendiamo noi come società che abbiamo la concessione demaniale in posti barca, e poi il 70% dell'incassato lo diamo ad acquamare. No, lasciò che fu ad acquamare la competenza di incassare quelle somme. E lui gli incassò, e come? E anche le fece sparire. In concessione demaniale erano previste quasi 9 milioni di opere pubbliche che la società doveva riconoscere alla città. Erano le importanti opere che la città aspettava come contropartita per aver dato a un privato la possibilità di costruire quel ponte. Dopodiché accade una cosa credo estremamente grave: la Porto di Imperia S.p.A. fece costituire in cotetta sul demanio marittimo a favore del costruttore Acquamare a garanzia del credito riconosciuto dalle banche ad Acquamare stesso. E faccio un esempio semplice: è come se io decidessi di far ricostruire una casa, prendo una società e gli dico: guarda, ricostruisci la casa. Allora dico: sì, ok, però io non ho soldi per costruire la casa. Facciamo così: io ho i soldi per costruire la casa, me li voglio dare dalle banche, tu però mi ipotechi in casa tua a favore mio che costruisco la casa. E la società S.p.A. del Porto fece così. A chi doveva costruire il porto, ipotecò a favore di quella persona i soldi che le vale 140 milioni di euro. Un'ipoteca che gravava su beni demaniali. I beni demaniali, quelli della portualità, i porti, fanno parte del demanio necessario. Il demanio necessario è imprescrittibile e inalienabile e non si possono costituire diritti a favore di terzi. L'articolo 41 del codice della navigazione, legge speciale rispetto al codice civile, enuncia che non si possono costituire ipoteche se non su beni costruiti, e sempre prima approvazione da parte dell'autorità competente. Si costituì un'ipoteca su beni futuri, quindi in contrasto anche con la norma del codice della navigazione. Le banche accesero quel mutuo, una società che aveva 10.000 euro di capitale sociale. Le banche non si preoccuparono di verificare che accedevano un mutuo su beni demaniali. Le banche, la cui prima rata di scadenza del pagamento del debito di Acquamare era il 2010, non verificarono che nel 2009 Acquamare aveva già incassato 186 milioni di euro. E quei 186 milioni di euro non li chiesero a decurtazione del potere. Le banche non si interessarono di nulla. Fu così come poi la procura nella causa penale andò a verificare, fu così che Caltagirone e Acquamare si portarono a casa 288 milioni di euro a seguito di subappalti fittizi, e questi 288 milioni di euro furono sottratti alla città di furono sottratti ai soldi delle banche concesse, e scoppiò il caso penale, di cui però bisogna avere ancora contezza. Fu così che la Porto di Imperia S.p.A., per quella scelta scellerata di dare a un socio privato senza gara di resa pubblica, di non controllare l'attività del socio privato costruttore, si trovò a scadere la concessione demaniale 5 anni più tardi, senza aver realizzato il porto, senza aver realizzato quasi tutte le opere di urbanizzazione, in difformità e con abusi pesanti sul demanio marittimo.